immenso poter presentare Nicolò, anche se solamente in maniera virtuale. Nicolò Guicciardini, ci siamo conosciuti negli anni 90 a Bologna. Io avevo una borsa di studio postdoc a Bologna in quegli anni lì, inizio anni 90, e lui era ricercatore di storia della fisica, aveva già scritto delle cose bellissime su il calcolo infinitesimale in Inghilterra. Mi ricordo una chiacchierata stupenda in cui lui mi spiegò, eravamo al bar del museo, che adesso non c'è più, e mi spiegò appunto che in Inghilterra, dopo Newton, in maniera un po' testarda, non accettarono il simbolismo estremamente comodo di Leibniz e quindi facevano una gran fatica a esprimere, o non riuscivano a esprimere il concetto di derivata parziale, per cui il calcolo infinitesimale rimase fermo, alcuni aspetti rimasero fermi rispetto al continente. Lui aveva scritto delle cose molto belle su questo. Ma poi mi ricordo anche tante altre chiacchierate sulla storia del calcolo infinitesimale su Newton con Nicolò, che è, credo, uno dei maggiori studiosi del mondo di Newton. Ha dedicato buona parte della sua vita a capire sempre meglio questo personaggio straordinario. E recentemente è uscito questo libretto, perché non è tanto grande, sono 200 pagine, ma che io ho trovato per Carocci, che io ho trovato veramente bellissimo. Certamente non è un lavoro così completo come quello di Westphal, no? Che credo che a tutt'oggi rimanga la biografia più completa, anche se un po' datata, però veramente è un libro di una profondità inaudita. Cioè si vede veramente come Niccolò è entrato nel personaggio complessissimo di Newton, il personaggio complessissimo di Newton, e ha messo insieme i fili della sua matematica, dei suoi studi alchemici, della sua, diciamo, filosofia della religione, della fisica. La presentazione dei principi nei capitoli centrali è veramente bellissima. Io l'ho trovato un libro veramente paradisiaco, ho imparato tantissimo, ho imparato tantissimo. Quindi sono molto contento che Nicolò sia qui con noi a raccontarci un po' dei suoi studi su Newton, o su quello che ritiene, e lo ringrazio tantissimo di aver trovato questo tempo. Grazie, Nicolò. Enzo, grazie per le parole, molto così, che mi fanno molto piacere perché provengono da te e sono espressione così, anche di un'amicizia che mi ricordo con grande piacere e mi ricordo gli anni bolognesi con grande nostalgia, con grande piacere. Quindi ho accettato questo invito. Queste lezioni molto prestigiose con anche la gioia di poter rivedere, ecco, seppur a distanza, Enzo, e conoscere anche i suoi colleghi e avere un feedback dai partecipanti a questa mia presentazione. Quindi grazie mille. Si dicevamo proprio all'inizio, quando abbiamo un po' testato Zoom, che è un peccato non vederci di persona, spero di vedervi a Milano, insomma, presto. Però siamo qui appunto per presentare ho pensato di presentarvi alcune cose che sto facendo. La mia ricerca concerne ancora Newton, questo è un fatto che riguarda il mio psicanalista a questo punto, perché continuo a fare ricerca più o meno così sullo stesso argomento, ma è un argomento effettivamente vastissimo e che può essere affrontato da vari punti di vista. La cosa che mi affascina di Newton è che è possibile affrontarlo da moltissimi punti di vista. E recentemente sono usciti dei lavori nuovi, molto innovativi, che vorrei presentare. Quindi vorrei dare la seguente struttura a questa mia conferenza. E fra l'altro potete interrompermi mentre parlo e cercherò di. Ora sono le 40, io spero appunto verso le mezze, 11:30, di aver finito per avere la possibilità di parlare con voi. Le cose che vado a dire hanno una struttura che può essere interrotta, nella mia conferenza. E volevo cominciare col presentarvi alcune novità nel campo degli studi newtoniani,
discutere brevemente, forse troppo brevemente, queste due monografie molto importanti che sono uscite recentemente, una di Bill Newman e l'altra di Rob Aliff, e chiedermi come storico della matematica che cosa posso fare a questo punto, che cosa posso imparare da questi studi. E credo che, come dirò, la cosa che si può fare è leggere in un modo nuovo, più approfondito, i manoscritti matematici newtoniani e vi farò alcuni esempi. Quindi farò alcuni esempi e commenterò con voi alcuni di questi manoscritti. Questa ricerca che vi presento, che ripeto, è, diciamo che no, c'è la famosa metafora delle volpi e del riccio, no? Del ricercatore che si muove su vari settori e quello che scava sempre nello stesso posto. E qui effettivamente il Guicciardini è uno scavatore che sta sempre nella stessa cosa. Però vedete, lo dico spesso ai miei studenti, guarda, quando scegli la tesi di dottorato, fai attenzione perché determina molto della tua vita di ricercatore, perché insomma, se uno decide di studiare Dante, non è che poi può, o Galileo o Darwin, insomma, non è facile, però queste grandi opere, questi grandi autori possono essere avvicinati da molti punti di vista. Io sto collaborando con Scott Mandelbrot. Scott Mandelbrot è uno storico della religione, dell'erudizione. La sua ricerca mai finita riguarda la ricezione della Settuaginta in Inghilterra nel 600. Non è uno storico della matematica, è un bibliotecario, è librarian in un college di Cambridge. E la cosa bizzarra è che ho sempre più rapporti con i bibliotecari, più che con gli storici della scienza in questo periodo. A Basilea, con Fritz Nagel e Martin McMüller, per esempio. E a Cambridge con Scott e altri che lavorano nella University Library come bibliotecari. Quindi sto avvicinando Newton da un punto di vista diverso, avvalendomi delle competenze che io non ho di paleografia, eccetera, di questi miei amici. Allora, a questo punto condivido lo schermo e vi faccio vedere qualche immagine. Quindi vediamo questi due libri. Allora, i due libri a cui facevo riferimento sono questo libro di Rob Aliff, uscito nel 2017, che è appunto si intitola Priest of Nature, The Religious Worlds of Isaac Newton, e l'altro libro è di Bill Newman. Rob Aliff è a Oxford, Bill Newman è a Bloomington, Indiana, Newton, The Alchemist, Science Enigma and the Quest for Nature's Secret Fire. Ecco, senza questi due libri io non avrei potuto scrivere il mio libretto per Carocci, che ho dovuto modificare molto in funzione appunto di questi risultati che sono stati ottenuti da questi due studiosi che non a caso sono direttore uno del Newton Project assieme a Scott Mandelbrot che ho citato, quindi il mio coautore col quale sto lavorando e un altro dei due diciamo direttori del Newton Project. Che cos'è il Newton Project? Andiamo a vederlo subito. E mentre Bill Newman è direttore di un sito, di un'edizione online dei manoscritti alchemici di Newton che si intitola The Chemistry of Isaac Newton. Questi due progetti che sono in relazione l'uno con l'altro e sono in relazione anche con un progetto della University Library a cui partecipo, consistono nella trascrizione dei manoscritti newtoniani e poi vengono messi online e vengono a volte, in alcuni casi, anche associati a immagini, digitali dei manoscritti, per cui uno può scorrere la trascrizione e vedere da una parte dello schermo il manoscritto, dall'altra parte la trascrizione del manoscritto. Questi autori, Aliff Newman e anche Scott Mandelbrot con cui lavoro, hanno una conoscenza dei manoscritti newtoniani molto profonda, hanno una conoscenza proprio di come sono fatti anche materialmente questi manoscritti, su che carta sono vergati, con che inchiostro,
quante mani ci sono, perché i manoscritti newtoniani non sono manoscritti solo vergati da Newton, sono manoscritti in cui uno trova la mano dei suoi amanuensi, le mani anche di lettori che hanno utilizzato e che hanno evidentemente lavorato su questi manoscritti. Allora, detto in breve, perché devo procedere rapidamente, e non voglio annoiarvi troppo, ci sono due caratteristiche, ci sono molte caratteristiche di questi lavori che sono importanti per me come storico della matematica. Il primo è l'importanza che viene data allo studio attento della produzione del pensiero di Newton in forma manoscritta e l'attenzione anche alla circolazione dei manoscritti. Soprattutto nel libro di Newman si vede molto bene come Newton, come alchimista, non era isolato, faceva parte di reti di alchimisti che scambiavano con lui manoscritti e anche materiali, naturalmente. Il Newton che viene fuori sia dal libro di Aliph che dal libro di Newman è un Newton che non è la mente isolata che viaggia in eterno, voyaging through strange seas of thought, non è un intellettuale isolato, è piuttosto un alchimista in un caso e un biblista nell'altro, che sviluppa la propria opera in modo dialogico, rispondendo a degli stimoli esterni che è possibile ricostruire proprio studiando i manoscritti e vedendo come i manoscritti hanno circolato, come sono stati usati, eccetera. Allora, detto questo, ho veramente liquidato in po poche parole questi due capolavori, questi due capolavori, ripeto, sono possibili grazie a queste edizioni online dei manoscritti di Newton. Io in particolare collaboro con la Cambridge Digital Library, assieme a Scott Mandelbrot, che è parte di questa faccenda perché lui è bibliotecario a Peterhouse, che è un college molto importante di Cambridge, ed è un esperto di storia del libro, di storia della religione, storia dell'erudizione, ma non conosce la storia della matematica. Io conosco la storia della matematica, cerchiamo di metterci un po' assieme. E qui, se voi andate poi a visitare questo sito, trovate appunto, avete la possibilità di sfogliare i manoscritti di Newton, vederli trascritti e vederli anche, diciamo, brevemente commentati da me e da Scott. Allora, voi tutti avete in mente una domanda a questo punto, ma Whiteside cosa ha fatto? Beh, Whiteside è l'autore, l'editore, il curatore di una opera in 8 volumi, che si intitola appunto The Mathematical Papers of Isaac Newton, è direi il capolavoro della storia della scienza del Novecento, uno dei grandi capolavori della storia della scienza del Novecento. Whiteside, che ho avuto il piacere di conoscere, ha fatto un lavoro enorme. Più lavoro sui manoscritti matematici di Newton e più mi rendo conto che sono un nano sulle spalle di un gigante, perché ha fatto un lavoro anche. Riuscire a rimettere ordine nell'archivio di Newton è difficilissimo perché l'archivio di Newton, per una serie di motivi, è stato ereditato dalla mezza nipote di Newton, è stato rimaneggiato da Newton stesso, ma poi anche dai suoi eredi. E poi, quando è stato, diciamo, donato all'Università di Cambridge alla fine dell'Ottocento, perché è rimasto. Un'importante parte del corpus matematico di Newton si intitola Portsmouth Papers, proprio perché è rimasto per via ereditaria nella famiglia Portsmouth, dei conti di Portsmouth. Quando è stato donato all'Università di Cambridge, è stato smembrato. Questo, insomma, c'è un sacco di gente che ci ha messo le mani e adesso veramente è un puzzle terribile riuscire a ricostruire come era all'origine questo corpus.
Questo corpus di milioni di parole pone un sacco di domande allo storico e molte di queste domande hanno trovato una risposta grazie all'opera di Whiteside, che ha avuto la capacità di ricostruire i manoscritti matematici, insegnandoci come datarli, insegnandoci come organizzarli. E poi li ha commentati. E Whiteside è uno dei migliori cervelli che io abbia mai conosciuto. Era una persona che poteva diventare il più grande studioso di Flaubert come un ottimo matematico. La carriera dello scienziato è più pericolosa perché conosciamo tantissime persone straordinariamente intelligenti che sono rimaste con un pugno di mosche in mano perché è difficile sfondare in quel campo, ma Whiteside aveva una testa veramente eccezionale e il suo lavoro è molto importante. Il lavoro di Whiteside, che è stato la base dei miei studi, ha però, come tutti i lavori, dei limiti. E il limite di Whiteside è che Whiteside non aveva una formazione in paleografia. E ha organizzato la sua edizione tematicamente, per cui uno trova un capitolo su come Newton ha scoperto il teorema del binomio. E Whiteside raccoglie in un capitolo dei pezzi di manoscritti che trascrive non nella loro interezza, che riguardano il teorema del binomio. Come Newton ha scoperto l'algoritmo del calcolo. Anche qui i manoscritti vengono tagliati, vengono, diciamo. Ci sono degli excerpta dei manoscritti e quello che si perde è il contesto in cui questi, diciamo, pezzettini che Whiteside mette assieme, il contesto in cui si trovava. Si trovano spesso in notebooks che sono molto diversi fisicamente uno dall'altro, che sono scritti in modo diverso, che sono magari uno indirizzato a un lettore, l'altro invece sono delle note private, per esempio. Insomma, quindi è molto, diciamo, il lavoro che Whiteside ha fatto è utilissimo perché ci aiuta a conoscere la matematica di Newton. E Whiteside, non so, era uno che in alcuni manoscritti di matematica c'è il testo, ma non ci sono i diagrammi. E lui era in grado di ricostruire i diagrammi geometrici a partire dal testo. Cioè, è un'opera che dimostra l'intelligenza di questo studioso. E il debito enorme che noi dobbiamo nei suoi confronti. Però i lavori di Newman e di Leibniz si basano su un confronto con i manoscritti che evita in primo luogo questa, diciamo, separazione, questo, diciamo, tracciare dei confini, questa ricostruzione che nell'opera di Whiteside un po' ci fa perdere alcune informazioni, insomma, ecco. Esempio, allora, da ora in poi volevo farvi vedere alcuni manoscritti. Volevo farvi vedere alcuni manoscritti. E uno manoscritto che posso farvi vedere, spero che non è che dobbiamo leggerlo proprio assolutamente, ma è questo manoscritto che è noto come October 6066 Tracton Fluxions. Questo qui è il nome che gli studiosi danno a questo testo da un bel pezzo. E questa qui va bene, si trova alla Cambridge University Library e questo qui è diciamo, la segnatura del manoscritto. Però voi potete intuire, per Bacco, che in alto, October 1666, è scritto in un inchiostro diverso. Ed è, diciamo, quella data è schiacciata in cima al manoscritto. Il manoscritto è tutto in mano newtoniana, e anche questo October 1666 è stato scritto da Newton, ma l'impressione che noi abbiamo adesso con Scott, stiamo facendo un lavoro sulle date dei manoscritti, su come compaiono queste date, l'impressione che abbiamo è che questi manoscritti siano stati datati retrospettivamente.
E la cosa sembra essere confermata dal fatto che questo manoscritto viene, a questo manoscritto ci si riferisce in ambiente newtoniano, ai primi del Settecento. In particolare c'è uno studioso, un erudito, un biografo del Settecento che si chiama James Wilson, che era amico di Henry Pemberton, l'editore della terza edizione dei Principia, e James Wilson, in alcune sue carte, definisce questo manoscritto, lo descrive sicuramente questo manoscritto, che è uno dei manoscritti più importanti che Newton ha scritto alla metà degli anni 60, è quello che Whiteside definisce The Birth of the Algorithm of Calculus. Questo manoscritto viene riferito, viene definito da James Wilson come un manoscritto scritto da Newton nel novembre del 1666. Quindi questo sembra indicare che questa data non sia affidabile. E in altri manoscritti newtoniani troviamo una datazione successiva. Allora, questo ci induce a me e a Scott a studiare meglio come Newton ha utilizzato il suo archivio matematico, come lo ha organizzato. Ci sono, insomma, stiamo cercando di capire che cosa Newton aveva sul tavolo, come organizzava il suo archivio e perché lo organizzava anche. Una grande domanda che è a cui è difficile rispondere è capire quale fosse lo scopo o gli scopi che Newton si poneva nel tenere il suo archivio in un certo modo, nello scriverlo in un certo modo. Si rivolgeva a dei lettori, faceva circolare i suoi manoscritti. Sapete, c'è tutta una storia sul fatto che Newton ha scoperto il calcolo e non lo ha pubblicato. Il che è vero, cioè Newton ha tenuto segreto molte cose del suo calcolo, ma Newton, così come ci hanno insegnato Ayliffe e Newman, come scrittore di storia biblica, di esegesi biblica, di storia della Chiesa e come alchimista, era in contatto con altri matematici. E, appunto, il suo archivio aveva uno scopo in parte anche pubblico. Alcuni manoscritti erano tenuti per la circolazione. Quella che viene chiamata scribal publication, cioè circolazione manoscritta. Quindi abbiamo da rivedere un po' l'immagine del Newton che costruisce il calcolo in totale isolamento e non lo divulga. Per esempio, qua vediamo una copia di questo manoscritto. Questa copia è in mano di William Jones, che era bibliotecario del conte di Macclesfield. Quando vedete questo 9597, questo significa che il manoscritto proviene dalla vendita dei manoscritti del conte di Macclesfield che è avvenuta nel 2000. Cioè nel 2000, Whiteside aveva accesso a questa collezione privata. E quando nella edizione dei manoscritti di Newton vedete From a Private Collection, è probabilmente quasi al 99% dalla collezione Macclesfield, che venne acquistata dalla University Library con il mio contributo di 30 euro, perché c'è stata una raccolta di denaro, è stata acquistata dalla Università di Cambridge. Ecco, qui noi vediamo un manoscritto, il manoscritto che vi ho fatto prima vedere, copiato da William Jones. Questo è difficile dire quando è avvenuto, riteniamo nel 1700, dal 1708 in poi. E William Jones, quindi aveva accesso ai manoscritti di Newton. Evidentemente Newton gli faceva, troviamo nella sua biblioteca molti manoscritti newtoniani copiati, e gli faceva circolare fra i suoi allievi, come vedremo fra poco. Ecco, vedete, nel manoscritto di Jones, vedete che Jones ha copiato il manoscritto newtoniano, ma ha aggiunto una notazione, la famosa notazione a puntini. Come sapete, Newton indica con un overdot la funzione di, per esempio, y e di x.
Il manoscritto è stato modificato, sovrapponendo su questo manoscritto una notazione che Newton ha inventato però negli anni 90. Quindi i manoscritti vengono copiati, vengono distribuiti, ma vengono anche modificati, datati e modificati nella notazione in funzione di esigenze che possono essere, che è interessante studiare. Gli anni in cui questo manoscritto è copiato dal bibliotecario William Jones sono gli anni della polemica con Leibniz, e una delle grandi questioni che contrapponevano Newton e Leibniz è la superiorità della notazione leibniziana. Allora, è interessante vedere come in questo contesto la notazione di Newton, la notazione diciamo arcaica di Newton degli anni 60, Newton non avrebbe scritto Y punto, avrebbe scritto Q, e non avrebbe scritto X punto, avrebbe scritto P per la flussione, cioè la flussione di X era P, la flussione di Y era Q, non c'era questa diciamo notazione più flessibile. Ecco, vedete che qui il manoscritto viene modificato in funzione probabilmente di una modernizzazione della notazione newtoniana per far apparire Newton uno scopritore di un algoritmo negli anni 60 che poteva essere confrontato a quello di Leibniz. Invece noi sappiamo che Newton ha inventato un algoritmo flessibile per il metodo delle flussioni dopo la scoperta dell'algoritmo leibniziano. Scusa Nicolò, quindi se capisco bene, noi, cioè, tendenzialmente noi profani leggiamo solamente l'ultima edizione dei Principia, no? Ma quindi quella dell'87 lui non usava ancora i puntini nella No, prima? no, Ah, no, no, lui nell'87, Newton nell'87 ancora non aveva la notazione con i puntini, non aveva ecco. Ah, ecco. ancora una notazione. E infatti è affascinante pensare, noi abbiamo molte prove del fatto che in Inghilterra vengono letti gli Acta Eruditorum con molta attenzione da alcuni matematici, soprattutto scozzesi. È affascinante pensare che la notazione, il miglioramento della notazione newtoniana sia avvenuto anche in funzione di una consapevolezza del fatto che che Leibniz aveva ottenuto dei risultati molto importanti da questo punto di vista. Sì, Posso chiedere anche io una cosa? sì. Per quale motivo? C'è un motivo concreto per cui lui optò per i puntini? Cioè, avete trovato qualcosa? Da cosa questo cambiamento? Ma diciamo che è una buona domanda. Negli anni, posso dire due cose che non sono una vera risposta alla tua, se posso darti del tu, domanda molto interessante. Allora, una è che negli anni 90 Newton è impegnato in due operazioni molto importanti nel campo matematico. Una è una seconda edizione dei Principia, cioè Newton ai primissimi anni 90 legge i Principia e non gli piacciono. È insoddisfatto di quello che ha fatto e scrive una serie di lavori molto interessanti di ristrutturazione dei Principia. Li vuole scrivere in un modo molto diverso. Per esempio, vuole aggiungere una versione del suo calcolo in appendice ai Principia. Vuole aggiungere due appendici, una che concerne il metodo degli antichi e una che concerne il calcolo. E quindi negli anni 90 Newton ristruttura i Principia e con un'attenzione ai metodi matematici, con un'attenzione a fare un'edizione nei quali i metodi matematici sono messi più in evidenza, sono spiegati meglio. E poi negli anni 90 comincia a scrivere quello che diventerà il Tractatus de Quadratura Curvarum. Ne scrive varie versioni. E in questo contesto sviluppa un algoritmo più efficace, l'algoritmo a puntini. Sicuramente Newton conosce gli Acta Eruditorum, conosce gli articoli di Leibniz e i suoi accoliti, per esempio David Gregory, che è in contatto con Newton ed è professore savigliano di astronomia dal 1989,
691 si sposta da Edimburgo alla Scozia, ci sono dei memoranda molto interessanti che fanno parte del lavoro che io e Scott stiamo facendo, nei quali si vede chiaramente, in particolare c'è un manoscritto a Christchurch, a Oxford, nel quale si vede come David Gregory legge con attenzione gli Acta Eruditorum. E scrive anche delle tabelle di confronto fra la notazione luteranana e la notazione a puntine newtoniana. Quindi c'è un grosso interesse. Un altro matematico scozzese che è in contatto con David Gregory, John Craig, usa la notazione differenziale integrale leibniziana, la usa in due opere, una del 1685 e una del 1693, due libri dedicati alla quadratura delle curve, ma li usa anche nelle Philosophical Transactions. Cioè fino al 1709 Craig usa la notazione di Leibniz in articoli pubblicati nelle Philosophical Transactions della società diretta da Newton, sostanzialmente. Quindi la notazione a puntini, la cosa interessante, un'altra cosa che vorrei dirvi, è che è molto flessibile, molto user-friendly in forma manoscritta. È un incubo per il printer, ma non per chi scrive manoscritti. Quindi è una notazione che nasce all'interno di questa cultura della circolazione manoscritta che caratterizza la matematica newtoniana, che caratterizza il. Le dispense, scusa, ah no, no, dico una cosa, le dispense di meccanica che circolavano dei nostri prof, che erano ancora scritte a mano, usavano tutti i puntini, infatti. Sì. La notazione a puntini è ancora usata in meccanica per indicare la derivata in funzione del tempo, però per la printing press, per la stampa, le tecniche di stampa del 600 e del 700 è un po' un incubo, cioè è difficile posizionare il puntino esattamente se sono più di due o di tre succedono dei gran pasticci, ma leggere i manoscritti matematici che circolano nell'ambiente newtoniano è un piacere perché questi puntini sono tutti al loro posto e non ci danno alcun problema. Quindi, mentre Leibniz è più attento ovviamente ci sono dei motivi concettuali molto profondi che portano Leibniz a esprimere l'infinitesimale come lo fa, cioè Leibniz è un genio nell'inventare notazioni che sono significative sotto il profilo concettuale filosofico, cioè uno dei più grandi matematici mai vissuti sulla faccia della Terra. Ma vi è anche, diciamo, un'attenzione alla pubblicazione. Leibniz, in definitiva, è il fondatore degli Acta Eruditorum nell'82, quindi è uno che, insomma, se ha Otto Mank che gli rifila qualcosa che richiede dei piombi che sono assurdi, quello lo sgrida, insomma. Ecco, quindi c'è anche questo cosa da considerare. Non so se a questo punto posso approfittare perché purtroppo io dovrò partire un po' prima, lasciarvi un pochino prima. E, no, ecco, questa cosa mi stupisce, ma in senso proprio ecco, da ignoranza mia, chiaramente, perché la notazione a puntini la ritenevo invece magari facilitata già dall'esperienza grafica proprio del turno a stampa per quanto riguarda i segni diacritici del greco, con cui comunque già c'era un po' di esperienza. Invece il fatto che lei dica che questa era difficile, rende molto interessante anche il mercato proprio librario, no? Io, gentile Flavia, il tuo Flavia. cognome. No, Flavia va benissimo Sì, ma Flavia. il cognome. Marcacci, Marcacci Ah, mi te dice. sei quindi Flavia Marcacci. Sì, Sì, è io. un'autrice che conosco e apprezzo. No, sì. Quindi, sì. Quindi, no, ma la tua osservazione è un'osservazione effettivamente buona che devo. Insomma, io sono qui anche per il vostro feedback. Ci devo lavorare, mi interessa molto questa cosa che hai detto No, sulla no, è tua. una cosa che è stata sempre una mia convinzione, ripeto, ma magari basata veramente su. E quindi mi fa molto piacere, ecco, se troverà qualcos'altro in merito, sarò molto curiosa di saperlo perché si tratta proprio di capire la storia dello sviluppo del formalismo. Non so se ci diamo del tu, Sì, ma. sì. Sì. Ecco, non so se sei d'accordo con me, però quando si legge il greco,
in un libro del 600, Sì. Senti e spiriti, Sì, è un cioè io, disastro. insomma, io Sì. spesso e volentieri Sì. ho delle difficoltà, non in difetto, a No, capire no, non no. solo dove stanno gli accenti, ma che razza di lettere sono. Ma guardi, anche io questa esperienza ce l'ho anche con il latino scientifico del 600, è terribile perché ogni tanto escono fuori questi punti e tu stai lì a chiederti ma significa un qua enclitico, che cosa serve? Ecco. Quindi no, su questo sono pienamente d'accordo. E poi le faccio al volo un'altra domanda, non so se potrai rispondere nel corso della relazione o magari dopo quando io mi assenterò e poi riprenderò la registrazione, se la scrittura con questa notazione può essere stata anche introdotta in relazione agli studi che poi Newton fece, non tanto delle orbite ellittiche, ma appunto delle curve, proprio perché hai nominato anche gli studi sulle quadrature delle curve in generale. Allora, ecco, mi chiedo se c'è proprio anche una pregnanza, una capacità comunicativa del formalismo tale da essere poi ripiegata, riutilizzata sullo studio delle curve, ecco, meno, Ma ecco, non lo so. un modo rapido, diciamo, più di, E insomma, grazie, eh. bisognerebbe discutere un po' a fondo di questa cosa, ma un modo rapido per rispondere alla tua domanda è questo. Negli studi di Newton, sulle curve, spesso bisogna utilizzare flussioni differenziali primi, differenziali secondi, ma anche differenziali terzi, bisogna alzare, diciamo così. Non solo, ma in questo periodo, negli anni 90, Newton esprime quello che un po' anacronisticamente chiameremmo il teorema di Taylor, di Maclaurin-Taylor, quindi uno sviluppo in serie con tutte le derivate di ordine superiore. Allora, la notazione originale di Newton, quella che Newton utilizza fino agli anni 90, è così. La variabile x, la fluente x, ha come flussione p. P ha come flussione R, R ha come flussione Q, siamo arrivati alla flussione terza. Quando tu vedi come Newton esprime la formula per il raggio di curvatura, cioè dici, boh, ma cosa sono queste lettere? Ah, questa qui è la flussione prima, questa è la flussione seconda. Quindi diciamo che il motivo forte che spinge Newton, diciamo il motivo interno che spinge Newton a sviluppare una notazione in cui tu hai x e poi ci metti i puntini sopra e a quel punto è la flussione prima, seconda, terza e non ti perdi, è che Newton deve utilizzare flussioni di ordine superiore al secondo e allora a quel punto bisogna fare qualcosa, insomma, ecco. Chiarissimo. Ecco, però questa è la tua domanda, è molto interessante, questa sui segni diacritici è qualcosa che mi interessa molto, mi interessa moltissimo questa tua domanda. Posso però dirti questo, che appunto per chi legge i manoscritti funzionali la notazione a puntini non è un problema. Per chi legge le opere a stampa con i puntini, spesso hai dei problemi, ecco, spesso hai dei problemi. Questo. Grazie, grazie, grazie mille. Grazie mille, Flavia. Allora, vediamo un po' se possiamo andare avanti. Che cosa prevede il vostro professore nella prossima slide? Ah, la prossima slide è invece una lettera. È una lettera di Newton a un certo John Collins. Questa lettera è pubblicata. Poi vi sono delle lettere non pubblicate di Newton a Collins che riguardano lo stesso argomento e forse nel PowerPoint ve le farò vedere. Allora, questa è una lettera in mano newtoniana e il motivo per il quale ve la faccio vedere è questo. Nella corrispondenza newtoniana troviamo spesso Newton negli anni 70 corrispondere con Collins e attraverso Collins che era un appassionato di matematica, un contabile impiegato dalla corona, che vabbè, ha una vita molto interessante, ma non ho tempo per intrattenervi su questo. Ebbene, Collins era in contatto con una serie di personaggi che si occupavano di matematica, ovvero di costruzione di tavole trigonometriche. Di calcolo dei volumi, di
di Barilotti, perché l'ufficio delle imposte aveva bisogno di metodi rapidi per pesare il grano, per esempio, e fare cose di, fare misurazioni di questo tipo. Ecco, il Newton matematico che dopo avere, diciamo, scritto, inventato il metodo delle flussioni negli anni 60 e aver scritto questo October Tract on Fluxions, 1666 Fluxions, Newton diventa professore lucasiano nel 1669 e entra subito in contatto con questo John Collins, che lo mette in contatto con un mondo di quelli che vengono chiamati mathematical practitioners, che includono Michael Derry, John Smith e altri, che si occupano di balistica, di tavole, di calcolo di volumi. E qui vediamo Newton, per esempio, in alto, sta calcolando, è una sezione di un barilotto, e Newton applica il teorema del binomio per calcolare il volume di questo barilotto. Poi c'è la sliding rule, scoperta da Gunther, un matematico attivo al Gresham College, e poi dopo abbiamo uno strumento che Newton sviluppa per tracciare le coniche. E Newton dà a Collins delle istruzioni molto pratiche su come costruire questo strumento. Allora, questa lettera è interessante perché apre tutto un discorso che non è stato sviluppato e che può essere sviluppato solo andando a vedere i manoscritti e le lettere che poi questi mathematical practitioners si scambiano fra di loro dopo aver parlato con Newton. Questa lettera è una serie di manoscritti che sono simili a questa, che sono vicini a questa. Per esempio, questa è una lettera non pubblicata, sempre di Newton a Collins, datata 2 ottobre 1672. Ancora una volta abbiamo il problema del calcolo, molto kepleriano, il problema del calcolo di un barilotto, al quale appunto Newton applica dei metodi algebrici e applica il teorema del binomio. Allora, che cosa voglio dirvi in termini molto sintetici? Noi abbiamo un'idea di Newton come dello scopritore del calcolo, di un matematico che ha una, diciamo, che contribuisce alla matematica pura. Ma il Newton degli anni 60-70 è un Newton molto impegnato, non è ancora l'autore dei Principia, non sa di essere l'autore dei Principia, Newton, fra l'altro. Ed è un matematico molto impegnato in quella che viene chiamata mixed mathematics spesso, cioè una forma di matematica molto orientata verso le applicazioni. E è interessante vedere come Newton si lascia coinvolgere in questo network di matematici, practitioners, intenti a utilizzare la matematica per scopi molto pratici, con una naturalezza notevole. Lui parla il loro linguaggio e ha una grande stima anche di questi matematici. Cioè, noi non dobbiamo pensare che, cioè lui è molto più bravo di questi, però non dobbiamo pensare che fosse evidente. Cioè, Collins aveva capito di avere a che fare con un matematico molto buono, ma Newton non era ancora su un piedistallo di una statua. Una delle motivazioni per le quali sviluppa i suoi metodi matematici è proprio per dare una risposta a problemi molto concreti. Problemi molto concreti. Per esempio, questo sistema per tracciare le coniche, noi oggi lo studiamo intendendo Newton come il matematico che ha compreso delle proprietà delle coniche che dipendono dagli sviluppi della geometria proiettiva, e di fatto Newton sta qui utilizzando una forma di un teorema che si chiama teorema di Steiner e che riguarda la geometria proiettiva. Ma il contesto in cui Newton sviluppa questa tecnica è un contesto in cui Collins gli dice: "Senti, noi qui abbiamo bisogno di un sistema per tracciare le coniche perché ci sono quelli che costruiscono le meridiane che devono tracciare queste coniche, come facciamo, come non facciamo?" E lui adesso, se noi andessimo a leggere questa lettera, gli dice: "Guarda, prendi due bacchette di legno, poi mettici delle, de, 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 de,
diciamo dei chiodini di bronzo messi così, ma devono scorrere bene. Poi fai questo e quello. Gli dà delle istruzioni molto concrete su come costruire questo strumento, che è legato però a, certamente alla comprensione di un teorema molto, molto importante di matematica pura. Quindi lo studio del Newton e della circolazione dei manoscritti di Newton all'interno di questo gruppo è certamente un obiettivo che io e Scott ci stiamo proponendo, e non è che scopriamo niente di eccezionale, però offriamo un'immagine di Newton che effettivamente non viene fuori dai manoscritti matematici di Whiteside, nei quali il suo interesse è proprio per il contributo che Newton dà, in questo caso alla geometria proiettiva o allo sviluppo del metodo delle serie col teorema del binomio. Un grande capitolo questo. Quindi scusa, Nicolò, per chiarirmi, due cose. Quel marchingegno lui l'aveva costruito, Allora, la domanda è probabilmente. molto interessante. Sembra di sì, nel senso che se noi andassimo a leggere, adesso mi scuso, ma ci metterei un filino, magari un minuto per trovare la trascrizione, ma la posso trovare. Ma Newton, proprio se noi andiamo a leggere quello che Newton Molto scrive, dettagliata. sì, lui dice appunto. Dà delle istruzioni molto concrete E poi la seconda domanda, il teorema di geometria proiettiva che lui aveva capito era già conoscenza comune o è diventato conoscenza comune dopo? È diventato conoscenza comune dopo Dopo. perché, diciamo, per lungo tempo uno dei grandi problemi nel problema del tracciamento delle coniche, aperto dalla lettura di Pappo nel 1588, quando mi piace citare Commandino, traduce le collezioni matematiche di Pappo. Uno dei grandi problemi era trovare una generazione meccanica, organica, come si diceva all'epoca, da organon, delle coniche, un metodo col quale fosse possibile tracciare qualsiasi conica, cioè erano conosciuti dei metodi per tracciare le parabole, le ellissi, le iperbole, ma un metodo che ti consente di tracciare qualunque conica, tutte le coniche, con lo stesso modo non si conosceva. E Newton, insomma, trova questo sistema. Trova questo sistema, e quindi noi lo andiamo a leggere, questa lettera di Newton, come diciamo, una lettera nella quale Newton che cosa fa? Dà un contributo a un settore della matematica pura. Ora, io non voglio dire che Newton non avesse interessi per la matematica pura, ma il network nel quale era immerso e nel quale si immergeva con naturalezza, cioè Newton non è isolato, risponde, è interessato e rispetta moltissimo questi matematici, ha un atteggiamento di grande rispetto, di interesse per questi matematici. Cioè se Newton, in questo periodo, se Newton ha deve dire delle cattiverie, le dice nei confronti dei metafisici. Cioè lui si arrabbia con Cartesio, si arrabbia così, ecco, ma quando c'è uno che gli dice guarda, io voglio fare una tavola trigonometrica, delle funzioni, quelle che noi chiamiamo, lui dice: bravo, questa è una buona idea. Guarda, che io ho questo sistema. Ecco, ho trovato la trascrizione. Newton scrive: Two rules are to be manufactured so that their legs can be inclined to each other at will in any given angle. And at the junctures there should be a steel pin point around which the rules may be rotated while the pin is fixed on some given point as its center. To be sure, the steel nail by which the legs of the sector are joined might be finely sharpened at one end, eccetera, eccetera. Cioè, se il mio inglese è comprensibile, non ne sono certo, quello che Newton sta facendo è descrivere per Collins questo strumento in modo molto concreto.
Non so se lo abbia costruito, però è molto practically oriented, per così dire. Allora, la ricerca che stiamo facendo con Scott è rivolta anche a questo. Adesso vi faccio vedere qualcosa che vi interesserà, credo. È una lettera che si trova alla Bodleian Library e che è stata identificata da un altro grande amico, Moti Feingold. È una lettera di Thomas Gale to Edward Bernard. E questo qui, insomma, è un altro esempio, forse l'ultimo che farò, anche se ho tutta una serie di slides qui, ma non ne finisco più. È una lettera che ci spiega come è interessante studiare l'ambiente in cui Newton è stato un matematico e ha prodotto una cosa. Voi tutti sapete che Newton ha scritto un manoscritto difficile da datare, che è noto come De gravitazione per via dell'incipit. È un notebook che inizia con De gravitazione et equipoendio fluidorum, eccetera, ed è noto come il De gravitazione. E come voi ben sapete, è uno dei testi più frequentati dalla storiografia newtoniana. Abbiamo imparato molte cose sulla metafisica di Newton, sulla metafisica dello spazio e del tempo, sulle sue critiche a Cartesio. Questa lettera, che è stata identificata da Moti Feingold alcuni anni fa, è una lettera scritta da Thomas Gale, professore di greco al Trinity College di Cambridge, quindi del college di Newton, ed è indirizzata a Edward Bernard. Edward Bernard è il suo corrispondente oxoniense. È un grande filologo, purtroppo non ci sono studi né su Thomas Gale né su Edward Bernard, perché non c'è nessuno, tranne Scott Mandelbrot forse, e pochi altri, che ha la cultura per poter studiare questi studiosi che conoscevano il greco, il latino, l'ebraico, l'aramaico, insomma. E Edward Bernard è quello che poi inizia la traduzione dall'arabo dei libri 5, 6 e 7 delle Coniche di Apollonio, perché vi dico brevemente, le Coniche di Apollonio ci sono pervenute i primi quattro libri in latino, gli ultimi quattro libri, perché erano otto libri, l'ottavo libro è perduto, ancora non lo abbiamo, ma il quinto, il sesto e il settimo libro ci sono in traduzione araba, e due codici arabi erano posseduti dalla Bodleian Library. Edward Bernard è un professore di Oxford, che fa tante cose, è un erudito, e una di queste è cominciare la traduzione dall'arabo al latino dei libri 5, 6 e 7 delle Coniche di Apollonio, opera che verrà completata da Edmond Halley, che imparò l'arabo in questo modo. Prende la traduzione di Bernard e dice: ah, qui l'ha tradotto qui, qui c'è questo segno in arabo e qui c'è la traduzione in latino, qui c'è la traduzione in arabo. Vabbè. Vado avanti. Quindi lui, partendo da lì, è andato avanti. Comunque sia, in questa lettera, che è databile ai primi degli anni 70, è possibile anche circoscrivere di più questa datazione, e recentemente Dmitry Levitin ha pubblicato su Annals of Science un bellissimo articolo. Dmitry è un altro amico che sta nel cerchio di Scott, diciamo così, e su Annals of Science, nel quale sostiene appunto che è del 1671 questa lettera. In questa lettera noi leggiamo leggiamo appunto: Newtonus noster velitatur contra Cartesium de motu et mori de idrostatici, et morum de idrostatici. Quisti Newtonus noster velitatur contra Cartesium de motu et morum, cioè Henry More, de idrostatici. Ora, questo è proprio il tema del de gravitazione ed equipoendio fluidorum. Non è la prova che il nostro Gale si sta riferendo alla degravitazione, ma questa lettera ci offre un contesto nel quale leggere il degravitazione di Newton.
La cosa interessante è che evidentemente Newton è percepito come un nostro Newton che prende posizione contro Cartesio e contro Henry More. Vi è una lunga tradizione secondo la quale Newton viveva in isolamento nel suo college e non interagiva con gli altri, un uomo scontroso. Lo vediamo qui invece diciamo, impegnato in una operazione che è importante, che ci si aspettava da un professore lucasiano. Cioè, noi dobbiamo pensare a un Newton che probabilmente in latino si rivolge ai suoi fellows prendendo posizione su una questione molto importante, l'idrostatica di Henry More e la teoria del moto di Cartesio. Se noi confrontiamo il manoscritto del De Gravitazione con quello, di un manoscritto, se assumiamo che sia vero che Newton ha scritto il De Gravitazione ai primi degli anni 70 e non lo sappiamo, è un'ipotesi, quindi io non sono certo di quello che sto dicendo, non l'andrei mai a pubblicare, però è interessante vedere e confrontare i due manoscritti. A sinistra vediamo il notebook dove Newton ha vergato il De Gravitazione, a destra vediamo le sue lezioni lucasiane di ottica, che Newton ha depositato nelle University Library nel 1672. Altra cosa, le lezioni lucasiane depositate da Newton nelle University Library possono essere consultate da qualunque membro dell'Università di Cambridge, quindi è una pubblicazione, cioè depositare delle lezioni alla University Library vuol dire pubblicare, cioè sostanzialmente ha una ristretta cerchia di colleghi, ma è una pubblicazione. Se noi andiamo a guardare come sono, vediamo che il De Gravitazione è più piccolo come formato, ma è un notebook, la copertina è simile ed è originale. C'è un ruling, diciamo, a destra e a sinistra che è molto simile. Diciamo la filigrana è più o meno la stessa, è la stessa. E qui vediamo due pagine, il De Gravitazione a sinistra e le lezioni ottiche a destra, per farvi vedere che sono organizzate in modo molto simile. Allora, la lettera di Gale e questa considerazione sui due notebook ci inducono a pensare che, e questo è quello che Levitin difende nel suo articolo su Annals of Science, che la degravitazione nasca nell'ambito di un'attività in qualche modo didattica di Newton, di un'attività di tipo didattico. Allora, questo apre tutto un discorso sul Newton insegnante. Allora, voi sapete che nella biografia di Newton si dice che Newton faceva lezione ai muri, ma noi abbiamo prove che Newton effettivamente insegnava. Questo è un discorso molto lungo e chiudo su questo, semplicemente facendo riferimento a un manoscritto che si trova a Lambeth Palace a Londra, dove leggiamo. Dove troviamo una trascrizione delle lezioni di trigonometria di Newton. C'è un certo Henry Wharton, che era segretario del vescovo di Canterbury, ed è diciamo, un personaggio importante nella cultura inglese del Seicento, e nella sua biografia, che è prefatta ai suoi sermoni, leggiamo che Henry Wharton acquired no mean skill in mathematics by the kindness of Mr. Isaac Newton, who was pleased to give him further instructions in that noble science amongst a select company in his private chambers. Per cui è interessante andare a vedere il manoscritto newtoniano dove troviamo delle lezioni di trigonometria che fra l'altro sono tratte da un manuale di trigonometria che è andato perduto. Quindi qui abbiamo le trascrizioni delle lezioni di trigonometria di Newton che Newton deriva da una, diciamo,
da un manuale di trigonometria di un certo St. John Hare che è andato perduto. Quindi su questo forse posso concludere. Un'altra parte della nostra ricerca, come vi ho detto, riguarda William Jones e la circolazione dei manoscritti all'interno della sua scuola. Però a questo punto mi fermo perché vi ho, diciamo, annoiati anche troppo e vorrei smettere di condividere lo schermo, ma non so se ci sono riuscito. Sì. Sono riuscito? Ecco, e sto e ascolto le vostre domande perché direi che vi ho annoiati anche troppo. L'ultima parte, ma giustamente non ci stava, riguardava la circolazione di manoscritti all'interno della cerchia di William Jones, che è un matematico e bibliotecario e mathematics tutor del conte di Macclesfield, e che ha svolto un ruolo non indifferente nella polemica, quando scoppia la polemica Newton-Leibniz, è, diciamo, colui che fornisce a Newton una cosa preziosissima, cioè i manoscritti di Collins, perché William Jones nel 1708 acquisisce i manoscritti di Collins ed è quindi in grado di offrire delle prove molto concrete sulle prime ricerche newtoniane in campo matematico. Per cui c'è un altro network, il network di William Jones e come William Jones utilizza i manoscritti di Newton, ma questo non lo voglio trattare, vi ho annoiati anche troppo e ascolto molto volentieri le vostre osservazioni. Grazie, grazie veramente Nicolò. È stato bellissimo. Io mi sono dimenticato di presentarti, ma penso che non c'era bisogno. Tutti conoscono Nicola Guicciardini come studioso, allievo di Grattan Guinness, ha scritto diversi libri importanti su Newton, in particolare quello sulla matematica di Newton del 2009, giusto? Che Sì. è il lavoro che hai dedicato tantissimo tempo. E quindi credo che non ci fosse bisogno. Bene, apriamo la discussione. Io penso che potete sfruttare le conoscenze di Nicolò anche al di là di quello che ci ha raccontato oggi, essendo stato immerso in questo materiale straordinario per decenni, credo che qualsiasi nostra curiosità possa, diciamo, essere espressa serenamente e incontrare qualche stimolo, insomma. Sì, questo certamente. Io vi ho, così, vi ho presentato queste ricerche che sto facendo in questo momento. Forse è un po' autoreferenziale, però forse potrei farvi vedere l'ultima slide in cui abbiamo una piccola. Questo qui era le cose di cui non vi parlo, sono questi manoscritti, diciamo, che circolano in ambito di Jones. E qui abbiamo alcune, diciamo, lavori che sono stati pubblicati o uppela o usciranno che riguardano appunto questa ricerca. E non è che sia, insomma, è una piccola autopromozione, potete così prendere nota di questo, fare uno screenshot di queste Grazie. cose. Io avrei una domanda per Nicolò. Sì. Vai. Allora, intanto grazie per questa bellissima lezione e ho imparato tantissime cose su Newton. La mia curiosità riguarda esattamente lo strumento che facevi vedere prima descritto in una lettera, perché tu a un certo punto hai detto noi non abbiamo notizia della costruzione di questo strumento. Ed è strano perché appunto uno strumento descritto così analiticamente uno immagina di averlo in mano, di averlo costruito e poi lo descrive. Volevo appunto chiedere se ci puoi dire qualcosa in più su Newton, progettista di strumenti e costruttore di strumenti eventualmente. Sì, ma in effetti il fatto che Newton comunichi a Collins questo strumento costruito in questo modo cade molto bene a fagiolo. Siamo nel 72 e Newton ha appena spedito alla Royal Society il suo telescopio a riflessione. È famoso
Per questo è famoso per le sue capacità manuali. Perché il telescopio a riflessione non era una novità. Certamente il modo in cui Newton lo costruisce è originale, è diverso da quello, per esempio, pensato da James Gregory, che sicuramente è una fonte per Newton, eccetera. Però Newton lo costruisce con le sue mani, funziona male perché lo specchio si rovina molto presto e quindi non ha un buon rendimento. I telescopi a riflessione bisogna aspettare Herschel alla fine degli anni 80 del Settecento per trovare dei telescopi a riflessione che funzionano bene. Però Newton, insomma, si muove proprio in linea con i desiderata della Royal Society da questo punto di vista. Da altri punti di vista no, cioè Newton è interessante vedere come la Royal Society reagisce positivamente al telescopio e negativamente al paper, sul famoso paper sull'Experimentum Crucis del 1672. Newton appare a molti soci della Royal Society troppo dogmatico nella sua difesa della teoria della luce, della composizione della luce bianca. Quindi vi è un contrasto fra Newton e Hooke che dipende anche non solo da questioni personali, ma anche da quella che possiamo definire una epistemologia diversa, più orientata verso l'attenzione al bacconianesimo. Non per nulla Hooke cita Bacone contro Newton, e un atteggiamento invece più rivolto verso l'uso dell'esperimento all'interno di un discorso matematico che conferisce ai risultati ottenuti una certezza che fa un po' a pugni con quell'attenzione per la probabilità, che per lo scetticismo moderato che struttura un po' l'ethos della Royal Society di quel tempo. Pensiamo all'opera di Glanville, la skepsis scientifica, pensiamo all'opera di Boyle e di Hooke stesso. Però appunto la Royal Society reagisce con sospetto nei confronti del matematismo newtoniano, ma Newton diventa fellow della Royal Society perché si è sporcato le mani e ha costruito uno strumento. Altra cosa che mi piacerebbe risolvere, ma che non so risolvere, è capire in che misura gli studi sulla geometria proiettiva di Newton sono stati facilitati dall'uso di fonti luminose che proiettano ombre, cioè sostanzialmente questa genesi curvarum per umbras che caratterizza gli studi di geometria proiettiva newtoniana. Insomma, lui Newton ottiene alcuni risultati e fa alcune affermazioni facendo riferimento non tanto a una dimostrazione matematica, ma proprio a, lui dice, una fonte di luce proietta questa cubica in questo modo. Quindi, però credo che sia molto difficile costruire uno strumento del genere e cioè, con il computer si riesce a fare. Per esempio, David Rowe a Mainz ha uno studente che col computer riesce a fare senza difficoltà queste proiezioni, ma farle con una fonte di luce così non è facile, non è semplice, non lo so. Però Newton fa riferimento spesso nei suoi scritti sulla classificazione delle cubiche. Lui parla appunto di source of light. The shadow will be, eccetera, eccetera. Quindi non lo so se è la sua capacità di matematico di immaginare questa cosa o se è aiutato da uno strumento. Anche questo non lo so dire, però. Grazie. Altre domande? Nicolò, hola. Sì, ciao. Wow. Me ha encantado, bueno, me ha gustado mucho, lo digo en castellano, ¿puede ser? Sí, va bene, va Sì. bene. Vale.
Bueno, yo ahora a las 12 tengo clase con mis alumnos también de historia, o sea que tendré que dejaros, pero sí quería preguntar alguna cosa que has dicho. ¿Estás hablando de hacer un libro o un artículo o una investigación sobre Newton, pero Newton sobre su correspondencia, sobre que a partir de la correspondencia puedas ver el carácter, lo que le influyó, las matemáticas? ¿Es esta idea, Nicolò? Sì, la nostra idea è di lavorare sulla corrispondenza, sui manoscritti e sulla circolazione dei manoscritti newtoniani. Continuiamo a trovare delle copie di manoscritti newtoniani. A volte queste copie sono fedeli, a volte sono modificate, e la nostra intenzione è lavorare sulla corrispondenza, l'archivio matematico e la sua circolazione. E come possiamo vedere, per esempio, nel caso del degravitazione, vi sono a volte delle lettere che, o delle considerazioni sulla materialità del manoscritto che ci possono illuminare. E io questo lavoro con Scott è un lavoro, diciamo, che non so quali risultati otterrà, per ora penso che faremo, come fatto vedere degli articoli così. E in ogni caso siamo coinvolti nella University Library in un progetto, però questo di terza missione, come diciamo in Italia, spero che non abbiate questo termine, ce l'avete in Spagna, no? Spero di no, insomma, di ricaduta pubblica della nostra ricerca. E abbiamo un progetto con la University Library che è anche molto bello perché poi mi invitano lì e posso andare di tanto in tanto. E poi ho accesso illimitato ai manoscritti di Newton, li posso vedere, eccetera. E questo progetto è rivolto alla produzione di schede che aiutino il lettore, l'internauta, a capire che cosa trova. Perché è vero che l'archivio di Newton è online, ma è un mistero. Cioè, aprire questo archivio, anche per uno specialista, è difficile. Tu vai sul sito del Newton Project o della University Library o della Biblioteca Nazionale a Gerusalemme, dove ci sono i manoscritti religiosi di Newton, ma apri questi manoscritti e in generale non sono di mano newtoniana, tanto per dirne una, cioè sono manoscritti che non sono scritti da Newton nell'archivio di Newton. E capire cosa sono ci fa fare una gran fatica, ma è un lavoro utile per me e per Scott, perché da un lato facciamo qualcosa, spero, di utile per gli internauti, per gli lettori su internet, e dall'altro ci obbliga. È un lavoro che ci obbliga a porci delle domande. E così. Per esempio, vi faccio vedere uno dei primi manoscritti che uno trova guardando il Newton Project, guardando la University Library, è proprio questo. Questo è, aspetta che devo andare in su, vediamo se va in su, no? Poi, cattivone. Aspetta, che il professore fa confusione. È proprio questo manoscritto qua, lo vedete? Sì. Ecco, questo manoscritto qua è uno dei primi manoscritti che si trovano sotto la segnatura 3960, il primo è questo, e non è in mano di Newton. La mano è di un certo James Wilson. E che cosa fa James Wilson? Copia il 1666 Tracton Fluxions, che vi ho fatto vedere prima, cambia la notazione, vedete, che mette i puntini, e sul retrocopertina si legge found amongst
Mr. Raper's Papers, che era un allievo di William Jones, uno sconosciutissimo fellow della Royal Society. E qui William Jones scrive che James Wilson scrive che William Jones faceva circolare i suoi papers mutili in modo tale che nessuno potesse fare un book out of them. Ah, claro. Quindi William Jones circolava i manoscritti che Newton gli dava da trascrivere, ma li circolava in forma incompleta, in modo tale che nessuno potesse. Vedete che poi questo tract è definito November 1666 tract. Quindi la data October 1666 è messa in crisi da questo, diciamo, riferimento di James Wilson che trascrive l'October tract, definendolo November tract. James Wilson trova questa trascrizione fra i papers di un allievo di William Jones e poi trascrive anche dei papers che sono di proprietà di un certo Watkins, a scholar of William Jones. Quindi abbiamo una affascinante storia da raccontare su William Jones e la circolazione di manoscritti nella scuola newtoniana di quel periodo. E vediamo come William Jones fa circolare i manoscritti di Newton, ha accesso ai manoscritti di Newton. Fra l'altro, ha accesso ai manoscritti di Newton perché. E qui devo fare una lode alla Spagna perché William Jones pubblica un'opera nel 1711 che deriva proprio dalla sua. E quest'opera qui è un'opera pubblicata nel 1711 ed è una collezione di manoscritti newtoniani, manoscritti matematici newtoniani, fra cui il famoso De Analisi per Equationes Numero Terminorum Infinitas, che Newton compone nel 1666. Utilizzo una edizione che è stata prodotta dagli spagnoli, è una pubblicazione il cui editore è José Durán Gardeño, e Javier Pérez Fernández ed è commentata in spagnolo, c'è cioè un secondo volume di commenti. E devo dire appunto che bisogna veramente fare gli applausi agli studiosi spagnoli per aver prodotto questa edizione anastatica commentata dell'opera di Newton. Allora, William Jones fa parte del circolo di Newton, riceve da Newton dei manoscritti che lui copia e che poi distribuisce ai suoi allievi, ma mutili, in modo tale che gli allievi non lo freghino e non gli pubblichino i manoscritti newtoniani. Ecco, insomma, quindi c'è tutta questa. Muchas gracias, Nicolò. Grazie, grazie, Os Maria. tengo que dejar. Yo creo que será una investigación, bueno, es ya una investigación interesantísima y además muy importante para dar la visión de la figura de Isaac Newton, Sí, que yo creo que grazie. la figura de Isaac Newton ha quedado un poco Sì. como persona. Speriamo, bisogna aspettare perché un po' Scott ha da lavorare come bibliotecario, naturalmente, io devo correggere 25 tesi l'anno, come si è fatto Sì. Bueno, muchas gracias. Grazie Maria Rosa, Ciao, grazie. hasta Ciao. otra. Ciao, ciao, ciao. Altre domande? Beh, nel frattempo faccio una domanda io, no? Diciamo che appunto a un certo punto hai accennato, diciamo in una certa tradizione Newton viene presentato appunto come scontroso, incapace di fare lezioni noiose, fatte a nessuno, quasi, cose di questo genere. Quindi c'è tutta un'anedotica
molto negativa da questo punto di vista. Adesso, al di là degli aspetti appunto psicologici, qui sotto c'è secondo me anche una questione epistemologica profonda, no? Una delle caratteristiche dell'epistemologia di Francis Bacon è che appunto la Royal Society fa propria totalmente e che per certi versi è indice, come ci ha fatto capire Paolo Rossi, proprio della scienza moderna, è la pubblicità e la condivisione dei risultati. Cioè la scienza è un'impresa collettiva, la ripetibilità, ognuno deve avere accesso, sono cose che, insomma, c'è tutta una serie di elementi, diciamo, deontologici molto importanti, no? Allora, io mi chiedo questo, diciamo, Newton è anche un alchimista e invece sappiamo che nella tradizione alchemica questi aspetti sono penetrati molto dopo. Allora, volevo capire appunto, diciamo, in che misura Newton è baconiano in quel senso, non tanto nella questione dello sperimentalismo, che sicuramente lo è, ma è anche molto di più, come ha mostrato, ma in questo senso appunto metodologico. Fra l'altro, lì c'è anche un altro filone che porta, a cui tu hai accennato, no? Cioè al fatto che la matematica nel 500 e nel 600 era anche una fonte di guadagno per i maestri d'abaco che trovavano, a Bologna, il famoso è Scipione del Ferro, no? Che trovava formule straordinarie, ma non le ha mai pubblicate perché altrimenti gli fregavano il lavoro. Quindi, queste cose, sia l'alchimista sia il matematico spettacolarista, ancora tipo Luca Pacioli, non hanno un gran interesse a condividere e pubblicare. Però mi chiedevo come collocare Newton rispetto a tutto questo. Sì, la domanda è molto buona, è veramente è una domanda molto pertinente. Come la domanda di Flavia prima, anche in questo caso mi vengono in mente delle risposte parziali. E effettivamente il bello appunto di incontrare i colleghi è appunto questo feedback che si riceve e che ci stimola ad porci delle domande interessanti. La domanda che tu fai è una domanda che effettivamente ci siamo posti con Scott più volte, con altri studiosi. Effettivamente, quale vantaggio avrebbe avuto Newton nel pubblicare a stampa il suo calcolo? Cioè, a volte noi abbiamo questa impressione che Newton è pazzo, cioè c'è una storiografia molto radicata in base alla quale si definisce Newton come una persona che si comporta in modo irrazionale. Ma Newton si comporta come ci si aspetta da lui, come ci si aspetta di un matematico a questo periodo. Le tecniche di pubblicazione, ancora una volta Leibniz in questo è grandissimo, nel senso che fondando gli Arte Eruditorum stabilisce un nuovo modo di pubblicare la matematica. Cioè per Leibniz, per la sua visione anche universalista, eccetera, è importante ricorrere alla stampa e pubblicare a stampa. Per Newton no. Un contemporaneo di Newton che ha fortissima questa idea della pubblicazione a stampa è Wallis. Cioè Wallis fa uso della pressa, lo Sheldonian Theatre, in modo massiccio e da subito produce opere a stampa. E sarà lui che poi negli anni 90, 91, 93, 99 pubblica la sua opera Omnia in tre tomi in folio che sono di 1.000 pagine l'uno. Ecco, è interessante vedere il carteggio fra Wallis e Newton perché Wallis scrive a Newton dagli anni 85 in poi dicendogli no, tu devi stampare perché qui all'estero c'è gente che sta facendo circolare un calcolo a nome di Leibniz e noi inglesi ci facciamo sfuggire tutto. Harriot ha scoperto l'algebra, non Cartesio, e non facciamo come Harriot, e tu devi pubblicare, lo devi alla tua nazione.
Quindi Newton si trova in una fase di transizione da molti punti di vista, una fase di transizione su come si pubblica la matematica. Ma Newton certamente tiene nascosto il calcolo. Noi non abbiamo dimostrato, non vogliamo dimostrare che Newton ha pubblicato il calcolo in forma di circolazione manoscritta. Questo risolverebbe il problema del plagio di Leibniz in modo assurdo. No, no, non è questo. Però, insomma, è interessante vedere come alcuni aspetti della matematica di Newton, il teorema del binomio, le serie trigonometriche, i metodi di tracciamento delle coniche, e alcuni riferimenti un po' obliqui al calcolo vengono fatti circolare in forma manoscritta. Ora, l'alchimista, la cosa interessante del libro di Newman è che Newman si oppone a una interpretazione dell'alchimia di Newton come impresa mistica, cioè c'è una lunga tradizione in base alla quale Newton si è interessato di alchimia mosso da interessi di tipo religioso, cioè l'alchimista cerca nella materia l'azione di forze che non sono meccaniche e che sono in qualche modo rivelatrici di la presenza di qualcosa di spirituale nella materia, eccetera. Quindi, ecco, Newman è, diciamo, si oppone, forse eccessivamente, forse in alcuni momenti, a questa interpretazione. Però nel suo libro lui definisce Newton un adepto dell'alchimia, cioè come uno studioso che condivide con gli alchimisti l'ethos della segretezza. E effettivamente gli alchimisti di cui Newton faceva parte comunicavano i propri risultati mantenendoli all'interno di una cerchia di adepti. E quando Boyle pubblica sulle Philosophical Transactions un articolo nel quale propone una sua ricetta per produrre, mi sembra, il mercurio filosofico, Newton scrive: "Non devi divulgare queste cose perché farai un gravissimo danno al genere umano nel divulgare queste informazioni che devono rimanere circoscritte." Quindi effettivamente il Newton alchimista è un Newton che circola in manoscritti e materiali con molta attenzione. Il Newton, studioso di religione, lo fa ancora di più, anche perché lì c'era il problema dell'eresia e quindi era più pericoloso farlo. Però, una cosa che appunto vorrei chiedere a Bill è come mai dà così poca importanza a uno scritto newtoniano che si intitola An Hypothesis on the Nature of Light, che Newton spedisce a Henry Oldenburg, o Heinrich Oldenburg, che dir si voglia, segretario della Royal Society, nel dicembre del 1675, opera che ha un forte contenuto alchemico e anche religioso. E quindi in un certo senso Newton, questo articolo non viene pubblicato nelle Philosophical Transactions, ma viene letto alla Royal Society ed è insomma, è un'opera nella quale Newton parla della terra come di un animale all'interno del cui ventre entrano delle esalazioni che si trasformano perché la natura è un perpetual workers che trasforma con gli acidi i minerali dalla forma più bassa, la forma più alta, e poi queste esalazioni escono dalla terra e la fecondano di vita, eccetera. Quindi c'è, diciamo, è una terminologia molto alchemica e Dio compare come il creatore di questi, diciamo, di questo, come il protoplast che crea queste forme che danno poi vita al mondo vegetale sulla terra. Quindi c'è una visione, diciamo, alchemica che è pubblica in un certo senso. Questo, non ci sono ricette per costruire il mercurio filosofico, ma c'è una cosmologia alchemica qui. Non solo,
Ma quando Archibald Pitcairn, medico iatrochimico grande, diciamo, rappresentante della scuola iatrochimica, iatromedica scozzese, passa da Cambridge per Leida nel 1692, Newton consegna a Pitcairn una copia autografa, ovviamente, del De Natura Acidorum, che è un'opera, diciamo, di chimica newtoniana molto importante, che resta nel circolo scozzese, e questi sono molto fieri di avere questo manoscritto. Allora, che cosa succede? Che rispetto alla circolazione a stampa, la circolazione manoscritta è una circolazione che definisce, i confini dei lettori, i quali, come William Jones, che divulga solo in parte i manoscritti newtoniani, tengono strette all'interno della loro ricerca il De Natura Acidorum di Newton, e per molti anni non lo fanno leggere a nessuno, ma ci lavorano sopra, sfruttando questo fatto che Newton li ha, diciamo, li ha resi partecipi di queste sue ricerche. Quindi. Quindi scusa, adesso mi confondo. Quindi l'importanza di quel un'ipotesis non è nel libro di Newman, è un tuo contributo, perché io quella l'ho trovata una delle cose più belle del tuo libro. Sei tu che hai dato importanza, perché quello effettivamente a me ha aperto una luce, perché io ho sempre sentito, no? Quando tu parli di fisica, ogni tanto c'è qualcuno che salta su e dice: Oh, fisica, ma Newton era anche un alchimista, e salta fuori questa idea che no, boh, ma allora è uno schizofrenico. Invece, da come tu leggi quel manoscritto lì, si capisce che Newton era tutt'altro che schizofrenico, cioè che le sue ricerche alchemiche, con tutto quello che hai appena detto, si collocano in una filosofia della natura legata sia alla sua ottica che alla sua meccanica. Quindi, diciamo, dietro c'era un progetto complessivo che aveva una sua coerenza, oggi magari non condivisibile, però aveva una sua coerenza. E quindi questo non c'è nel libro di Newman, è qualcosa che dici tu nel tuo libro su cui hai lavorato. Diciamo che io devo a Bill tantissimo, ha anche letto, diciamo, una versione inglese di questo libro, mi ha aiutato moltissimo. E sia Bill che Rob Iliffe mi hanno spedito i loro libri ancora quando non erano pubblicati, ho avuto la modo così. Però ecco, su questo io mi permetto, diciamo, di essere in disaccordo, come è giusto che sia, perché non possiamo essere sempre tutti d'accordo sulle stesse cose con Bill Newman. Io do una notevole importanza a questo scritto, che definisco in un certo senso un'opera alchemica, di cosmologia alchemica, che Newton pubblica, se intendiamo per pubblicazione questo, cioè la spedisce al segretario della Royal Society e viene letta alla Royal Society. Quindi, insomma, Sì, quella l'ho trovata una delle parti che mi ha colpito maggiormente del libro, Sì, perché crea un ponte fra i cosiddetti due Newton, no? credo Crea un che ponte. io almeno la vedo così, e sono contento che tu abbia colto questo aspetto. A me viene sempre fatto di dire, quando qualcuno dice ho trovato interessante questa cosa, mi viene fatto di dire merito di Newton, però, cioè, interessante per quel motivo lì, insomma. Parlando di un gigante assoluto, come Sì. dicevi tu, Darwin, l'hai paragonato appunto a Darwin, chi è che avevi detto all'inizio? Conosce gli frati esattamente? Galileo, cioè, Galileo. sai che il trio Galileo, Newton, Darwin e Einstein, Archimede quattro grandi nomi, poi proprio. Archimede, sì, poi naturalmente ci sono geni come Laplace o Eulero Vero. che nessuno conosce, no? Però insomma, quindi è una cosa così, insomma. O Gauss, c'è Gauss. questo collega di Udine, no? Che ha dedicato Bussotti, che ha dedicato la Certo. sua vita a Gauss. Sì, no, è chiaro, anche Gauss è umano, cioè, tipo, Comunque. stesso Leibniz, come tu hai detto, Derisi, no? È da una vita che sta a Vincenzo, che sta lavorando su. Quindi sono dei mondi che uno ci si perde dentro, penso, per l'intera vita. Sì, no, ma
ho detto, lo dico sempre ai miei studenti quando di dottorato, dico, fate, insomma, pensi bene a scegliere l'argomento della tesi, perché da quello non si libera più, no, effettivamente. Abbiamo ancora qualche minuto, se c'è qualche altra osservazione, anche liberamente, sulle cose, cioè uno può anche fare domande di secondo livello su quello Ne che avrei una io. vengono. Prego. Non sono uno specialista, ho una formazione matematica ma non storica, ma mi è capitato di leggere delle cose dove si parlava di Newton, della Bibbia del Re Giacomo, qualcosa del genere. Addirittura mi pare che lì ci fosse un calcolo diciamo, su quella di quando era stato fondato il mondo. Che era poi una data ridicola, insomma, adesso non è l'argomento della conferenza, ma ne approfitto per avere qualche indicazione al riguardo. Grazie. Sì, diciamo che appunto Newton si è dedicato anche a questa disciplina che si chiamava cronologia, che consisteva appunto nello scrivere una storia comparata delle civiltà antiche nel tentativo appunto di datare gli eventi. Uno di questi ob gli obiettivi dei cronologi a volte era la determinazione della creazione. Ora, Newton non si interessa di questo, però la sua cronologia sono tutte post-mosaiche, cioè lui parte da Mosè e in dopo. Quindi non si interessa la questione della data della creazione. La data della creazione però gli pone dei problemi, perché Newton e i suoi contemporanei pensavano che il mondo fosse stato creato nel 4000 avanti Cristo, una cosa del genere. E iniziavano allora gli studi di demografia, anche perché adesso noi abbiamo il coronavirus, gli anni della peste di Londra generarono un grosso interesse per questioni demografiche. Per esempio, in Inghilterra arriva la peste, ma non si sapeva quanti erano gli inglesi, non c'era un censimento, c'erano idee molto varie, con una forchetta notevole su quanti fossero gli abitanti dell'Inghilterra a quell'epoca. E nascono degli studi di demografia, anche legati a questioni legate alle assicurazioni sulle vite. Cioè, quindi, da un lato la peste di Londra e i lavori, dei primi censimenti che vengono tentati. Dall'altro, diciamo, l'interesse che in Inghilterra si ha fra 600 e 700, che comincia ad aversi sulle assicurazioni sulla vita, generano appunto i primi studi di statistica sulle popolazioni, eccetera. E da questi studi non si capisce come in così pochi anni l'umanità aveva prolificato così tanto. Quindi ci sono diciamo, il Newton cronologo è Newton che deve anche fare i conti con questioni matematiche relative alla demografia. Poi ci sono effettivamente ci sono dei manoscritti newtoniani nei quali Newton riflette sulla seconda venuta di Cristo e sulla base di una lettura del libro dell'Apocalisse e una interpretazione della simbologia dell'Apocalisse, arriva alla conclusione secondo la quale la seconda venuta di Cristo sarebbe avvenuta nel 2060, cioè fa un calcolo nel quale afferma questa cosa. Vi sono due cose da dire a questo riguardo. La prima è che Newton, non è un millenarista che si aspetta la fine del mondo, molto prossima. Ha contatti con millenaristi. Uno è Nicolas Fazio de Duilier, un ginevrino, che a un certo punto aderisce a una setta, i profeti delle Cévennes, e esce Newton lo reputa non più frequentabile, ed era effettivamente, faceva parte di questi gruppi di millenaristi che si aspettavano una fine imminente. Allora, Newton, ponendo la fine del mondo nel 2060, dimostra un atteggiamento piuttosto freddo nei confronti di questo, diciamo, entusiasmo millenarista. Dice, insomma, c'è la fine del mondo, ma è nel 2060, non dobbiamo, diciamo, fare qualcosa di immediato adesso.
Inoltre, questi scritti nei quali propone questa datazione sono scritti nei quali Newton la propone in modo molto ipotetico, cioè se uno va a leggere fra le righe, vede che Newton dice: ma se dovessimo fare un calcolo, forse potremmo stabilire questa data per la fine del mondo, per la seconda venuta di Cristo, perché Newton crede nel millennio, cioè crede nel fatto che la seconda venuta di Cristo si instaura poi un millennio di, diciamo, nel quale appunto l'umanità ricostituisce, diciamo, una situazione di giustizia universale. Ma quindi il manoscritto a cui faccio riferimento, che è stato studiato da Steven Snowellen, è un manoscritto che dimostra due cose: che Newton non è un millenarista entusiasta, che di quelli che dicono, che prevedono una fine imminente del mondo, e in secondo luogo che è molto cauto, è molto, diciamo, molto scettico nei confronti di questi calcoli. Li propone come, diciamo, qualcosa su cui si può lavorare, ma di cui non è assolutamente certo, insomma, ecco. E non si interessa della data della creazione del mondo. Non è un cronologo che Grazie mille. risale così indietro. Enzo, posso Prego, Gustavo, chiedere vai. una domanda? Nicolò, grazie mille. Nicolò, mi fa molto piacere rivederti. Dunque, mi scuso, ma io ho seguito affascinato, ma non sono in grado di fare una domanda intelligente sulle cose che hai detto, quindi ne approfitto anch'io invece per una curiosità più laterale, perché so che tu ci hai scritto, credo, un articolo esattamente su questo, che però io non sono riuscito a ricostruire, quindi ti chiedo se si può raccontare in 5 minuti il punto. Ed è che, dunque, tutti diciamo, almeno io lo ripeto, che Newton con il suo lavoro riesce a dimostrare le leggi di Kepler, sostanzialmente, cioè sostanzialmente parte dalle proprie leggi per dimostrare come teorema che i pianeti devono andare in orbita ellittica oppure comunque in una conica. E, però so che forse sulla prima edizione ci fu una reazione di Bernoulli che sostanzialmente disse che in realtà Newton, adesso sto dicendo brutalmente, aveva dimostrato o il condizionale inverso, aveva fatto un petizio principi, per cui invece aveva dimostrato che se già uno è su un'ellissi, allora c'è una forza centrale. E così via. Però, come vedi, l'ho solo leggiucchiata questa roba e non so nulla. Se me la puoi raccontare in 5 minuti, mi. Va bene, ci proverò. Allora, sì, hai capito benissimo tutto, direi, cioè nella prima edizione dei Principia Newton dimostra che nelle proposizioni 11, 12 e 13 del primo libro dimostra che se un corpo si muove sotto l'effetto di una forza centrale lungo un'ellisse, una parabola o un'iperbole, in modo tale che la legge delle aree vale per un fuoco, allora la forza varia con l'inverso del quadrato. In un corollario alla proposizione 13, Newton afferma che è vero il contrario, senza dimostrarlo. E questo fatto non sfugge ovviamente allo sguardo attento di Johann Bernoulli, che dice: ma com'è questa faccenda? C'è da dire appunto che prima che Johann Bernoulli, da quello che sappiamo, prima che Johann Bernoulli avesse comunicato questo errore di Newton nel 1710, cioè nel 1709, Newton, in una lettera a Coates, Roger Coates, che stava curando la seconda edizione dei Principia, gli dice: no, bisogna il corollario 1, bisogna scriverlo meglio. Non si può dire che se A implica B, B implica A, bisogna fare qualcosa di più. E Newton propone un ragionamento di tipo geometrico. Non è che propone l'integrazione di un'equazione differenziale o flussionale come noi vorremmo, ma propone un'argomentazione di tipo geometrico sulla quale sono stati versati fiumi di inchiostro. Questa dimostrazione è corretta, non è corretta, è cogente o meno? Allora, secondo Johann Bernoulli, non lo è.
E allora io, trovandomi di fronte a questo problema, ho deciso di fare un passo indietro e mi sono detto, ma senti, come storico della matematica, il mio compito è dare dei voti ai matematici del passato o capire che cosa i matematici del passato fanno? Ho detto, il mio compito è il secondo. Quindi io ho preso un atteggiamento recezionista, diciamo così. Ho detto, studiamo questo dibattito. Cerchiamo di capire perché per Newton questa dimostrazione era cogente e perché per Johann Bernoulli non lo era. Quali erano gli obiettivi che si ponevano, quali erano gli standard di rigore che si ponevano, perché abbiamo citato Eulero prima, ma se noi leggessimo Eulero con gli occhi di un professore di liceo che vuole controllare che i propri studenti trattino le serie infinite avendo a mente bene come la teoria della convergenza delle serie, Eulero prenderebbe dei brutti voti. Allora, in pratica, questa polemica venne poi, diciamo, venne proposta in un modo veramente spettacolare da un fisico americano che si chiama Weinstock, nell'American Journal of Physics, che ha scritto un articolo, Dismantling a Three Century Old Myth. Newton did not prove, eccetera, eccetera. E questo ha generato delle reazioni, nel senso che vi sono stati dei matematici, Michael Nauenberg, che è recentemente scomparso, per esempio, che invece hanno preso le difese di Newton. Allora, questa polemica a me è servita molto, devo dire, non è che io guardo ai matematici che hanno dato vita a questa polemica. No, no, bisogna come storici avere un atteggiamento di rispetto nei confronti di tutti gli studiosi che con tradizioni e posizioni diverse contribuiscono a questa cosa. E io ringrazio Weinstock, ringrazio Nauenberg, Breckenridge e gli altri che hanno... E Arnold. Cioè, Arnold che è entrato in questo dibattito. Quindi, certamente la loro posizione dal punto di vista storiografico è una posizione che non è la mia, cioè la mia posizione è stata, come ti ho detto, quella di dire io come storico studio questo dibattito non per dare ragione all'uno o all'altro, ma per capire quali erano gli obiettivi, i valori, le prospettive che questi matematici difendevano. E difendevano prospettive molto diverse. In definitiva, la grande polemica fra Newton e Leibniz è interessante perché è una polemica che divide filosoficamente, teologicamente, epistemologicamente questi due grandi pensatori, ma li divide anche sul metodo matematico, li divide anche... In definitiva, non sono d'accordo su che cos'è il calcolo. La polemica sulla priorità è una polemica in cui non è chiaro che cos'è il calcolo? L'intendono in modo diverso i due. Infatti Leibniz non crede ai suoi occhi. Quando legge le cose che dicono gli inglesi dicono ma stiamo parlando, ma di cosa stanno parlando? Cioè non sono io che ho inventato l'algoritmo differenziale. Quelli dicono ma l'algoritmo cosa ce l'importa? Sono dei simboli, no? È un'altra cosa la matematica, non è quello. Quindi, insomma, il caso che tu hai giustamente sollevato e che hai capito benissimo è un caso particolare di un dibattito più generale che noi come storici dobbiamo affrontare cercando una posizione, diciamo, di neutralità in un certo senso. Però, scusa, non capisco. Quindi, quando lui nell'87 sembra che abbia commesso la fallacia del conseguente, nel cassetto aveva già questa dimostrazione? O la trova dopo? La trova dopo, da quel che ho capito io. Quindi lui lì canna, su quello canna, cioè la faccia conseguente l'ha commessa. Ma direi di sì, lo fa anche nella proposizione 10, che invece è la proposizione che dice che se un corpo si muove lungo un'ellisse e la legge delle aree vale per il centro, allora la forza varia direttamente con la distanza, è una forza elastica. E nel corollario dice, e quindi se la forza è elastica, il corpo si muoverà lungo le linee. Vedi che ha studiato poco la scolastica e sì. Sì. Sì, però appunto per lui, che è un geometra, l'inversione è più semplice perché in geometria, cioè se tu sei un logico, sai bene che se A implica B, B non implica A.
se sei un geometra e da certi dati costruisci una certa figura, da quella figura risali ai dati, cioè è più semplice. Se sei un, se tu imposti le, vedi le cose geometricamente, questa inversione è più naturale. Non è che io sto qui difendendo Newton, ma no, certo. Ancora una volta, perché alcuni mi dicono: ma cosa dici? Non va bene così, è un errore lo stesso. Ma non sto, non mi sto prendendo, non sto difendendo Newton, sto cercando abbiamo di capire fatto come mai. La discussione su Facebook su questo, perché io dopo che ho letto il tuo lavoro, appunto, ne ho parlato su Facebook e appunto è scoppiata la discussione su questo problema fondamentale. Sì, sì, bello sì. Comunque, bello. Sì, grazie mille Nicolò, veramente. Grazie a te, grazie. Bello, bello. E che dicevo appunto, vedi che Newton se avesse studiato un po' più di filosofia, tanto lì a parlare male di Cartesio, non avrebbe fatto la faccia, e conseguentemente questa era la mia tesi. Sì, sì. Sì, sì. Le tue tesi su Facebook e Insta sono sempre, uscitano sempre qualche difatto. Sì, sì. Esatto, e allora così, va bene, perché poi appunto i matematici, i fisici lo difendevano, dicevano, ma no, poi, vuoi che Newton faccia una, commetta un errore così? Sì, sì. Sì, beh, insomma, diciamo che il problema di Newton, in un certo senso è questo, attira l'attenzione di molti che non sono giustamente storici di professione e che spesso danno dei contributi importanti, nel senso che io... i filosofi, ma anche i matematici, hanno cose spesso molto, molto interessanti da insegnare a noi storici. Questo va assolutamente riconosciuto. Però appunto succede questo, che Newton è un uomo del Seicento e insomma il Michael Nauenberg era un grande studioso di meccanica quantistica, allievo di Bethe, e così e si mette a leggere Newton. E gli sembra tutto strano, però se vai a leggere Huygens, o vai a leggere Galileo, vai a leggere Pascal, insomma, la matematica nel Seicento era qualcosa di molto diverso dalla matematica come è praticata oggi, e anche ancora nel Settecento. Ho fatto prima il caso di Eulero, cioè... Eulero è straordinario nel modo in cui ragiona. E quindi la cosa bella della storia è che ci insegna che il passato è un paese straniero, no? The past is a foreign country, no? come dice Löwenthal nel suo bellissimo libro. Quindi anche la matematica, in una certa misura naturalmente, era qualcosa di lontano e diverso da come la pratichiamo noi, sia nei modi di cui ragionavano i matematici, sia nei modi in cui pubblicavano le loro idee. Quindi, insomma, c'è così, c'è l'incontro con l'alterità del passato, se vuoi, ecco, insomma, che è importante. Sì, questo è quest'ultima conclusione tua è una testimonianza del viceversa, cioè dell'immensa portata filosofica della storia della scienza. Che allarga i nostri orizzonti come filosofi e come scienziati di oggi, insomma. Sì, no? Sì, sì. Credo che sia... è sempre più riconosciuto questo, comunque. Sì, sì. Va bene, io penso che sono state 2 ore splendide. Grazie, grazie Nicolò, grazie a tutti quelli grazie che hanno partecipato. Speriamo di... l'anno prossimo magari che viene Urbino e facciamo qualcosa di più... di più fisico, sì, sì, fra Urbino e via Festa del Perdono, naturalmente. Esatto. Speriamo di vederci in persona. Grazie ancora per l'invito, per le domande. Vi ho un po' così, vi ho un po' stressati con le mie ricerche, ma è stato interessante perché avevo proprio bisogno. Cioè, l'importante è avere un feedback. Questo l'ho ottenuto alla grande, quindi grazie. Quando il tuo libro io l'ho consigliato fortissimamente ai nostri PhD student e laureandi, perché l'ho trovato veramente illuminante. In 200 pagine veramente hai creato l'immagine di Newton, è veramente molto bello, e credo che appunto il discorso che facevamo prima, appunto, è una che facevi tu prima, no? Ti confronti con un modo di ragionare straordinario, perché Newton è straordinario, però anche profondamente diverso. Sì, sì. Sì.
Grazie, grazie Enzo per Grazie a le parole. tutti. Grazie a Grazie a tutti. te. Ciao, ciao, ciao. Arrivederci, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Ciao, ciao. Grazie.